Intanto vi do il mio buonasera a tutti quanti voi, ringrazio Federica che è sempre disponibilissima, grazie infinite davvero di cuore e lascio adesso a lei la parola. Ciao Anna e grazie per questo invito, invece grazie a te, sai che mi fa sempre molto piacere. Grazie a tutti i partecipanti, a tutte le persone presenti. Forse qualcuno di voi mi ha già visto perché Anna mi ha invitato a tenere anche tempo fa altri incontri, altre Zoom. Comunque mi presento velocemente, le slide le dovreste vedere tutti quanti. Sono Federica Zanca, sono di Verona, sono dottoressa in pedagogia, naturopata psicosomatico, operatrice del benessere e scrittrice. E questi sono, queste che vedete scritte sono le terapie olistiche con le quali io lavoro qui nel mio studio, appunto in provincia di Verona. Sono autrice e ecco, il mio primo libro è L'arte del tocco, che parla della terapia cranio-sacrale, una terapia olistica appunto con la quale io lavoro. L'altro libro è Il da cuore a cuore, che è la mia storia, la mia autobiografia, quindi è un romanzo tratto dalla mia storia vera, dedicato a donne che hanno subito violenze nel corso della loro vita, ma che poi sono riuscite a realizzarsi nel mondo degli affetti e nel mondo del lavoro. L'ultima mia pubblicazione è Cristalli, Oli Essenziali e Fiori di Bach, dove parlo appunto dell'importanza di questi elementi, cristalli, oli essenziali e fiori di Bach, per il riequilibrio psicoemotivo delle persone da me in trattamento e quindi riporto anche le mie esperienze con le persone. Il mio quarto libro è in fase di editing e sarà pubblicato l'estate prossima. Stasera parleremo di insonnia. È stato chiesto di trattare questo argomento. Che cos'è l'insonnia? È una condizione caratterizzata da un peggioramento soggettivo nella qualità del sonno e da delle difficoltà ad addormentarsi, da risvegli precoci o anche notturni, che poi ovviamente comportano stanchezza durante la giornata. Quindi insonnia può essere sia difficoltà nell'addormentarsi, sia il continuo svegliarsi durante la notte, sia un sonno comunque disturbato, che ovviamente poi comporta stanchezza e fiacca il giorno successivo, perché ovviamente se non si dorme bene la notte, è chiaro che il giorno dopo si è in stato proprio di stress psico-emotivo e anche fisico. L'insonnia comporta un sonno insoddisfacente e non riposante e quindi di conseguenza c'è un calo nella qualità della vita. Di solito si associa a tensione psichica e normalmente è generata da delle preoccupazioni o da stress. È detto disturbo del sonno se si associa a brevi periodi, se invece si prolunga per almeno 3 mesi si parla di insonnia. Quindi, tante volte noi pensiamo di andare a letto tranquilli e di lasciare da parte quelli che sono i nostri pensieri, quelli che sono le nostre preoccupazioni. In realtà sapete che l'inconscio registra tutto e continua a lavorare. Se queste preoccupazioni, se queste emozioni negative hanno una certa valenza, sono preponderanti, ecco che anche nel sonno riemergono, per cui non riesco a riposare in maniera tranquilla. È un disturbo del sonno se è una cosa passeggera, invece se si prolunga per almeno 3 mesi consecutivi si parla proprio di insonnia. Ecco, vi ho messo questa vignetta un po' simpatica dove dice la bimba, le pecore stanotte non funzionano, le ho già contate, tosate e sto facendo anche il terzo golfino, quindi proprio non si dorme. Il disturbo può essere associato ad altri disturbi medici come ipertensione, disturbi cardiaci o psichiatrici. In alcuni casi è dovuto ad un abuso di cibo, di alcol, di farmaci o comunque ad uno scorretto stile di vita. Quindi è chiaro che il disturbo può essere anche legato a delle patologie già in atto, come può essere l'ipertensione, come può essere un disturbo o problemi al cuore o anche un disturbo psichiatrico. Quindi se la persona è già
disturbata a livello psicologico, psicoemotivo, è chiaro che fa fatica anche a dormire. Ci può essere anche un'insonnia dovuta all'abuso di cibo, di alcol, perché sono degli eccitanti, cioè il cibo, vedete, se io abuso di cibo e mangio in maniera scorretta e pesante, è chiaro che ho difficoltà a digerire e quindi non posso dormire tranquillamente. L'alcol mi porta a sovreccitazione, per cui sono con gli occhi sbarrati. Il farmaco, anche questo dipende, perché se io prendo, ci sono per esempio farmaci antidepressivi che tendono ad addormentare, che tendono a inibire le capacità cognitive, ma ci sono anche dei farmaci antidepressivi, anche se pochi, ma ci sono, che invece tendono a tenere sveglio il soggetto, quindi a, come dire, adesso drogarlo è una parola forte, però a dargli quella carica per affrontare la giornata, però magari è talmente carico che fa fatica poi a dormire la notte. Ecco, quindi bisogna, oppure possono essere anche farmaci che si prendono per altre patologie e che hanno come controindicazioni appunto l'insonnia. I sintomi legati all'insonnia sono diversi. Gli anziani mostrano difficoltà ad avere un sonno prolungato e quindi si svegliano continuamente la notte. Invece i giovani hanno difficoltà ad addormentarsi. Ecco, il disturbo è, si è visto che è più frequente nelle donne e nei pazienti psichiatrici. Allora, premesso che con il passare dell'età diminuisce anche la necessità di dormire tot ore, cioè diminuiscono le ore di sonno necessarie per essere riposati il giorno dopo. Infatti i neonati dormono, in teoria dovrebbero dormire un sacco di ore durante il giorno e anche durante la notte, non è così sempre, però diciamo che la norma dovrebbe essere quella. I bambini hanno bisogno di 10 ore di sonno, poi più si va avanti con l'età e più le ore del sonno diminuiscono, tanto che gli anziani con anche 3-4 ore si sentono riposati. Io per esempio sono un soggetto che se dormo 5 ore, 5 ore e mezza è già tanto. Allora i miei figli mi dicono, è perché sei vecchia. Sì, certo, ormai sono 50 anni, ho più anni indietro che non vado avanti, però insomma, se sei di questo passo, quando ne avrò 80, se ci arrivo dopo 2 ore, cioè non vado neanche a letto. Però ecco, è molto soggettiva la cosa. Quindi ci sono gli anziani che in genere hanno difficoltà a dormire in maniera continuativa e quindi si svegliano spesso. I giovani invece magari fanno più fatica ad addormentarsi. A volte anche il troppo stress, la troppa stanchezza può portare l'effetto collaterale del non dormire. Sembra un paradosso, no? Perché dici, sono talmente stanca, sono stanca, stasera dormo. In realtà vai a letto e fai fatica ad addormentarti. Perché? Perché il cervello è talmente sovrastimolato, è talmente carico, che fa fatica a rilassarsi, che fa fatica proprio a cadere in fase REM. Poi si è visto che il disturbo è più frequente nelle donne e nei pazienti in cura psichiatrica. Le ore di sonno sono soggettive e, come dicevo, variano nel corso della crescita. Il neonato ha bisogno di 14-17 ore di sonno giornaliere, che poi decrescono con il passare degli anni. L'adulto dalle 7 alle 9 ore di sonno notturno, con un range che può andare tra le 6 e le 10 ore. I soggetti over 65 di età abbisognano di 7-8 ore, che possono essere calate anche o aumentate tra le 5 e le 9, quindi più o meno i range di sonno dovrebbero essere questi. Cause e fattori di rischio. Ecco, le cause dell'insonnia in realtà non sono così note, cioè non è che sono scientificamente provate e standardizzate. I fattori che concorrono all'insonnia sono diversi. Ci possono essere fattori emotivi, fattori genetici, comportamentali e cognitivi. Quindi può essere che la persona sia emotivamente carica, sia in senso positivo, quindi è talmente carica che fa fatica a dormire, ma anche in senso negativo, perché magari è una persona provata, è una persona che ha subito un distacco, che ha subito un lutto, un dolore di una certa entità. Può esserci anche un fattore genetico, come tutte le patologie. Nelle patologie
c'è sempre una componente genetica, c'è chi è più predisposto di un altro, in questo caso magari a soffrire di insonnia. Ci possono essere dei fattori comportamentali, quindi anche di abitudine. Io sono abituata a, ad avere un certo cliché orario di sonno, quindi è un mio comportamento, una mia abitudine, quindi io più di tot ore non dormo. Cioè sono io alla fine che abituo il corpo a un certo standard. Ecco perché si dice che sarebbe importante, anche in base al ciclo circadiano, addormentarsi sempre, cioè andare a letto sempre verso la stessa ora la sera e svegliarsi sempre verso la stessa ora la mattina, per dare un equilibrio al corpo. Per esempio, si è visto che le persone che durante la settimana lavorativa dormono, non so, adesso faccio un'ipotesi, dalle 10 della sera alle 6 della mattina, indicativamente, dovrebbero anche i sabati e domeniche, che magari sono a casa dal lavoro, rispettare questi orari, cioè andare a dormire prestino e alzarsi presto la mattina, invece che andare a dormire alle 2 della notte e alzarsi a mezzogiorno, perché comunque il corpo balla, va un po' in tilt. È provato, ad esempio, che le persone che per motivi di lavoro devono fare i turni, questi sono completamente fuori baricentro, perché la difficoltà, quelli che fanno i turni di notte, ci sono qui delle aziende dove il turno della notte addirittura si fa per tutta la settimana, cioè si fanno 7 notti consecutive, 6 notti, notti consecutive. Capite che dopo, quando devono prendere il ritmo di lavorare la mattina e dormire la notte, cioè il corpo è in tilt, perché non è che dormi a comando, non sa più come si deve orientare. Un colpo deve dormire dal mezzogiorno alle 8, un colpo deve dormire dalle 8 alle 6, un colpo deve dormire dalle 2 alle 5, cioè è proprio, lo si manda in tilt. Il corpo è una macchina, quindi è programmata per lavorare in un certo arco di tempo, in un certo modo. Se tu continui a cambiare gli orari, ecco che ci può essere questo fattore di insonnia, quindi anche un fattore legato al lavoro. Oppure ci possono essere degli aspetti cognitivi veri e propri, quindi qua si tocca la punta del paziente psichiatrico, che magari ha delle difficoltà proprio a livello cognitivo. Il fattore genetico, appunto, ha il suo peso, ci sono soggetti più predisposti di altri. I fattori comportamentali, come vi dicevo, possono variare. Abitudini errate, passare ad esempio anche troppo tempo a letto o avere ritmi sonno veglia irregolari, come vi ho appena spiegato, e anche stare davanti a dei terminali o dai telefoni prima di addormentarsi. Non va assolutamente bene stare davanti a computer, tablet, cellulari e tutte queste cose qui che emanano onde elettromagnetiche che vanno a influire sulle onde cerebrali, per cui mi vanno a sovrastimolare. E dopo faccio fatica ad addormentarmi. Come dicevo, i fattori emotivi, quindi preoccupazioni, eventi avversi della vita, stress acuto e prolungato. L'insonnia potrebbe anche essere il campanello di allarme di una depressione latente che sta per emergere. Bisogna stare molto attenti, perché potrebbe essere una depressione che è lì, che sta per emergere, ma non la si decifra in maniera corretta. E quando dopo salta fuori che è proprio depressione, è troppo tardi. Oppure fattori cognitivi, appunto il rimuginare, il preoccuparsi in maniera eccessiva, il circolo vizioso di pensieri, tutti elementi che vanno ad ostacolare un sonno riposante. E sappiamo che chi ha problemi a livello cognitivo, cioè quando la preoccupazione diventa troppa, quando il rimuginare di pensieri diventa troppo, quando mi avvicino a uno stato di depressione, perché il fattore cognitivo è collegato alla parte depressiva, ecco che subentra il farmaco, ecco che sono davanti a un paziente che ha bisogno dell'aiuto psichiatrico, perché qua il confine poi è molto labile, è molto leggero, tra il continuare ad avere problemi, cioè pensieri negativi, rimuginare, ripensare, cioè cadere in questi loop emotivi, in questi loop, in questi circoli viziosi, e poi trovarsi nella depressione e nel non riuscire a venirne fuori da soli.
Come posso curare l'insonnia? Questo disturbo si può trattare farmacologicamente, da un punto di vista strettamente psicoemotivo o con entrambe le strategie contemporaneamente. Allora, farmacologicamente io credo che lo si dia a persone anziane. Anziane vuol dire molto avanti, non di 65 anni, perché insomma quelli che hanno 20 dicono che quelli da 60 sono decrepiti, ma io che ne ho 50, faccio un po' l'età, quindi proprio anziani, anziani che magari fanno proprio fatica a dormire e allora si dà la famosa pastiglia. Io mi ricordo, quando ero bambina, mia nonna prendeva il Tavor, non so neanche se esista ancora, il famoso Tavor, no? Che era la tavolina bianca con la striscia gialla, me la ricordo, e si dava questa pastiglietta per dormire, pastiglietta piccola, ma l'effetto era potente appunto per dormire. Oppure si può trattare da un punto di vista psicoemotivo, per cui la persona può scegliere di fare un percorso di riequilibrio psicoemotivo da chi di persona di competenza, dal terapeuta di competenza, oppure possono essere adottate entrambe le strategie. Dipende da quanto è grave l'insonnia e dipende da quanto è grave quello che manifesta il soggetto. Perché se ti dico, ok, non ho dormito questa settimana perché ho questo continuo pensiero che continua tu, e dopo però la cosa si è risolta e vedo che comincio a dormire, non c'è bisogno né del trattamento psicoemotivo né del farmaco. Se invece la cosa mi continua a disturbare, passato un pensiero ne ho un altro, vedo che dormo sempre meno, vedo che sono tesa, quindi di giorno faccio fatica anche a lavorare e tutte queste cose messe insieme, forse è il caso di vedere, di fare un percorso prima psicoemotivo e se c'è bisogno eventualmente prendere anche il farmaco, perché il soggetto sa qual è la sua difficoltà. È che a volte non la vuole vedere, non la vuole ammettere. Io quando faccio terapia olistica con i miei pazienti olistici dico, ragazzi, voi sapete qual è il problema? È che magari non lo volete dire, perché metterlo davanti e identificarlo può far male, perché vuol dire scavarsi dentro, ma la persona sa cos'è che la disturba. Occorre quindi sempre fare un'accurata anamnesi e poi valutare in accordo con il soggetto in questione. Quindi io propongo al soggetto in questione un percorso oppure un altro. Dopo aver fatto una buona anamnesi professionalmente e per deontologia professionale, posso proporre di rivolgersi al medico di competenza, perché secondo me il problema è consistente, quindi magari c'è bisogno anche di un farmaco, che potrebbe essere anche un omeopatico all'inizio. Oppure posso dire, no, guarda, secondo me se si fa un percorso di riequilibrio psicoemotivo, magari riesci a rilassarti e riesci a riposare abbastanza tranquillamente. Ecco, gli accorgimenti per un sonno tranquillo e ristoratore. Ci sono dei piccoli accorgimenti che magari si possono anche rispettare. Allora, rispettare un orario per andare a dormire e per svegliarsi anche nel weekend. Questa è una delle cose più importanti. Rilassare il corpo prima di dormire, magari con una buona lettura o con un bagno caldo. Allora, non tutti hanno la vasca da bagno o non tutti hanno il tempo di stare lì a riempire la vasca, di mettersi in vasca, tutto, perché insomma tutti siamo sempre presi per il collo, per cui di corsa. Ma allora sarebbe anche sufficiente dire, finché guardo la TV, finché faccio l'uncinetto, finché leggo un libro, metto i piedi, scusate, metto i piedi fino alle caviglie in una bacinella di acqua calda con una manciata di sale grosso. Questo mi va a depurare il corpo e a scaricare quelle che sono le energie negative e mi rilassa. Non utilizzare dispositivi elettronici, questo è molto importante. Evitare il... ecco, quindi qua mi inserisco un attimo. Tante persone che dormono con il cellulare sul comodino, addirittura sotto il cuscino, è una cosa che non va assolutamente bene, perché le onde del telefono vanno a influire sulle onde cerebrali e oltre a dare insonnia possono provocare anche tachicardia.
Allora mi viene detto a volte, ma ho la sveglia sul telefono. Ho capito, ma allora o lo metti in modalità aereo, e la sveglia suona comunque, oppure lo metti invece che sul comodino, sul comò, sul mobiletto, insomma, un po' lontano dal letto, tanto la sveglia la senti lo stesso. Non è che devi per forza averla attaccata alle orecchie. Insomma, bisogna trovare una modalità diversa. Evitare il riposino pomeridiano. Infatti a volte si dice, ho dormito il pomeriggio, la sera faccio fatica a dormire. Dipende anche qua da quanto è stanca una persona. Certo che se uno dorme 4 ore il pomeriggio, adulto, dice che anche la sera poi magari alle 9:30, 10 crolli dal sonno. Insomma, penso che quello sia anche un po' di buon senso. Fare quotidianamente qualche esercizio, prendersi cura della propria stanza, parlo della stanza da letto, in modo che sia arieggiata e pulita e confortevole, perché non sembra, cioè sembra una sciocchezza, in realtà è importante arieggiare, che la stanza sia pulita, sia accogliente, sia confortevole. Il materasso e il guanciale devono essere adatti, quindi devo star bene sul materasso e devo avere un guanciale adatto alla mia postura, alle mie spalle, alla mia cervicale, ed evitare le bevande nervine prima di coricarsi, quindi tè, caffè, tutte quelle bevande che sono un po' eccitanti. In psicosomatica, la paura nell'addormentarsi può essere legata alla paura dell'ignoto o dell'inspiegabile. I bambini piccoli, per esempio, spesso soffrono quando si ritrovano a dormire nella loro stanzetta al buio. Occorre rassicurarli con delle nine nanne, delle fiabe, delle coccole o tenendo accesa una piccola lampada tutta la notte. Quindi i bambini piccolini possono avere, quando 2, 3, 4 anni che cominciano a essere messi nella loro stanzetta per dormire da soli, a volte, di solito succede sempre, hanno paura nell'atto di addormentarsi perché il buio fa paura. Allora, o si rassicurano anche tenendo una piccola lucettina, una lampada di sale, piccola, vero, no? Un lampione, giusto perché ci sia un po' di luce e questo li rassicura, oppure la mamma con pazienza o il papà si mettono vicino e magari facendo un massaggino sulla schiena o comunque toccando il corpo del bambino, perché il contatto fisico è fondamentale, cantano delle nine nanne oppure reggono delle fiabe, delle nenie, perché queste nenie, queste nine nanne nascono proprio per tranquillizzare i bambini. Le nostre nonne, le nostre bisnonne, che non avevano studiato, però avevano il buon senso, avevano la saggezza popolare, ci insegnano proprio che il cullare il bambino, il cantare le nine nanne, le nenie, il tenere la lampada accesa, sono tutte cose che tranquillizzano il bambino, perché impari a stare da solo nella sua stanzetta e non sempre nel lettone in mezzo alla mamma e papà, e allo stesso tempo ad addormentarsi senza paura, ad avere sonni tranquilli. Oppure può essere il disturbo legato al jet lag, quindi il cambio di orario. Il corpo magari potrebbe tentare di riposarsi in un luogo, ma i pensieri sono rimasti altrove, per cui quando c'è il cambio, un fuso orario molto dilatato, può essere che la persona faccia fatica a prendere il ritmo. Perché? Perché il suo corpo è abituato a dormire tot ore in quell'arco di tempo, si trova magari dall'altra parte del mondo dove il giorno è scambiato con la notte, deve un attimo prendere il ritmo, fa fatica. Però in psicosomatica è l'inconscio che parla e dice, effettivamente sono in quel luogo, ma vorrei essere da un'altra parte e magari con un'altra persona. Per cui sto con gli occhi sbarrati. Sapete che la psicosomatica affronta la tematica sotto il punto di vista psicoemotivo, dove c'è un inconscio che parla, un inconscio che lavora. Infatti i bambini piccolini hanno un inconscio, un'emotività preponderante, cioè l'adulto che va a letto e che ha paura del buio
insomma, è un po' preoccupante. Il bambino che va a letto e che ha paura del buio è una cosa male, perché abbiamo un inconscio che emerge. Svegliarsi alla stessa ora tutte le notti. Che cosa vuol dire? Può essere legato inconsciamente ad un pensiero rivolto ad una persona in particolare o il ricordo di un particolare momento. Quindi, senza saperlo, mi sveglio tutte le notti più o meno a quella stessa ora. Come mai? È come se nella mia testa scattasse un campanello che mi fa, che mi sveglia per farmi ricordare che in quell'ora lì, in quel tempo lì, è successo qualcosa, un ricordo che non voglio dimenticare, un fatto che non devo dimenticare, o forse una persona che non voglio dimenticare, quindi inconsciamente vorrei tornare indietro a vivere quel momento con quella persona. Non vuol dire che la persona sia fisicamente scomparsa, può essere che la persona non ci sia più, non perché è morta, ma perché si è allontanata, perché non è più con me. E quindi l'inconscio ha registrato magari anche dei momenti felici in quell'arco di tempo. Io durante la notte mi sveglio perché il mio inconscio, come mi suonasse il campanello e mi dicesse svegliati, perché in quel momento lì, a quel tempo, è successa una cosa bella che tu devi ricordare, e quindi il pensiero va subito lì. Oppure potrei anche sentirmi insicura nella mia relazione con il partner e quindi mi sveglio senza rendermene conto per vedere se hai il fianco. Questa cosa succede molto spesso, per esempio, anche con i bambini che dormono con la mamma o con il papà, oppure con i nipotini che dormono con i nonni. Il bambino ha bisogno del contatto fisico, no? Quindi magari si addormenta tranquillo dalla sua parte e poi di notte te lo trovi appiccicato, oppure ti allunga una gamba, ti allunga un braccio, ha bisogno del contatto fisico inconsciamente, inconsapevolmente, ma vuole sapere se ci sei, vuole sapere se sei lì. Oppure, ecco, può succedere anche negli adulti che appunto c'è un'insicurezza di fondo, per cui senza rendermene conto mi appoggio, mi sposto, mi metto o mi sveglio, addirittura sbarro gli occhi per vedere se la persona è accanto a me, per paura di essere abbandonato o abbandonata. L'insonnia passeggera è legata ad un momento di tensione, di stress, di preoccupazione e di inquietudine, e c'è una predominanza del sistema simpatico che tiene svegli. Mi chiedo che cosa mi preoccupa particolarmente in questo periodo. Allora, abbiamo il sistema parasimpatico e il sistema simpatico. Il sistema simpatico è quello che coordino io, cioè è dettato dalla mia volontà di fare determinate cose. E quindi posso svegliarmi perché magari sono attesa, sono stressata e ho il sistema simpatico, cioè ho i miei pensieri che continuano ad andare perché mi sto preoccupando per qualcosa e so di cosa mi sto preoccupando, come se durante la notte potessi trovare la soluzione. Certo, non è che mi diverto a stare sveglia, è una cosa più forte di me, però c'è. Infatti gli anziani, saggezza popolare, insegnano, no? Ma quando andate a letto la sera, lasciate stare i problemi, perché tanto di notte non li risolvete. Cercate di dormire, li prendete in mano la mattina dopo. Tanto sono sempre lì che vi aspettano, sono sempre vostri. A volte non è così semplice, però è vero, saggezza popolare, senza studiare tanto sui libri o essere degli scienziati, è la saggezza popolare della verità. Insonnia cronica è quasi sempre legata ad un senso di colpa, quindi di fronte ad un problema di insonnia tenace sarà opportuno capire quale senso di colpa ci tormenta, cioè se uno proprio non riesce a dormire mai, mi devo fare due domande, perché un'insonnia che persiste così vuol dire che sotto c'è un tormento interiore che continua a bussare alla porta. Allora mi chiedo, mi sento forse in colpa perché nascendo ho fatto soffrire mia madre? Perché per colpa mia madre è rimasta incinta ed è stata costretta a sposarsi? Perché non sono andata in aiuto a uno dei miei cari che aveva bisogno di aiuto? Cioè,
i fattori di senso di colpa che vanno ad alimentare il senso di colpa possono essere tanti. E domande, cose che a noi razionalmente, quando ci ragioniamo, sembrano inconcepibili. Secondo voi una persona pensa di essere colpevole perché la madre è rimasta incinta e quindi è stata costretta a sposarsi? È difficile che una donna, un adulto, pensi una cosa del genere, presumo. Magari è più semplice dire mi sento in colpa perché non sono andata in aiuto di una persona a me cara che aveva bisogno di me in quel momento, ma se non sono andata in aiuto probabilmente era perché non potevo, per causa forze maggiori o perché non avevo capito la gravità della richiesta, del problema. Però, ripeto, abbiamo sempre un inconscio che lavora e bisogna tenere conto di tutte le variabili. Negli anziani può essere legata alla paura di morire. Quando si va a dormire si perde il contatto con le persone e con gli oggetti che ci appartengono ed è proprio quello che accade quando si muore. La differenza è che quando si dorme al risveglio ci si ritrova nello stesso vincolo, che è il corpo, che invece sparisce con il decesso. Quindi, ecco, anche negli anziani, inconsciamente può esserci la paura di morire, perché al buio, spenta la luce, nel silenzio, l'anziano può avere paura di non svegliarsi più e quindi di non trovare più ciò che gli appartiene. Certo, se glielo chiedete da sveglio, non vi darà mai una risposta del genere, perché neanche lui la sa, cioè neanche lui ne è cosciente, ne è consapevole, perché è un inconscio che emerge. Allora, questi sono, diciamo, ho trattato un po' l'argomento, spero in maniera abbastanza esauriente, perché sarebbe vastissimo, ma ho cercato di dire l'essenziale. Adesso, vuoi farlo tu, Anna? Li propongo io. Allora, come gruppo LR, abbiamo proposto, d'accordo con Anna, alcuni rimedi naturali via bocca, oltre a quelli che vi abbiamo detto prima, il fatto di fare un po' di esercizio durante il giorno, di cercare di non rimuginare pensieri, di non stare davanti ai telefoni, tablet, tutte quelle madonne lì durante la sera, insomma, prima di dormire. Ci possono essere anche dei rimedi naturali via bocca che si possono assumere e che non hanno controindicazioni, e che possono essere lo step prima di arrivare eventualmente a quello che è il farmaco di sintesi. Parliamo di cose naturali, quindi dipende sempre dalla gravità della persona, se ha un'insonnia cronica, se ce l'ha passeggera, se è soltanto preoccupata, cioè bisogna sempre fare un'anamnesi ben accurata, come vi dicevo in alcune slide precedenti. Dopo da lì, una volta visto se la persona è ancora, diciamo, trattabile a livello naturale, si può proporre quello che è l'integratore, che male non fa. Arrivare al farmaco si fa sempre ora. Invece, dal farmaco a tornare indietro diventa più difficile, perché sapete che il farmaco di sintesi dà assuefazione. Quindi io sono sempre, a meno che non abbia un caso gravissimo, però sono sempre per la via intermedia. Poi se quella non funziona, allora si va dal medico di competenza e si chiede qualche cosa di più di farmacologico, proprio di farmaco di sintesi. Quali sono i prodotti che potrebbero andare bene? Il Night Master è un rimedio naturale che favorisce il rilassamento. Allora, a volte mi viene chiesto, il Night Master sarebbe la bustina da prendere la sera prima di dormire, una mezz'oretta prima di dormire. A volte mi viene chiesto se, perché la persona magari soltanto con la bustina della sera fa fatica a dormire. Allora, come si può assumere diversamente? Anche qua dovete capire bene qual è, quanto è profonda la problematica insonnia nella persona che vi chiede. Perché se questa persona è tesa, agitata, preoccupata e quant'altro e fa fatica,
mi sento anche di dire che potrebbe prendere una bustina la sera prima di dormire e una la mattina, perché quella mi serve anche per tenere la persona tranquilla durante la giornata. Perché se ho una persona super agitata durante il giorno, non è che la bustina del night master alla sera fa miracoli, è troppo poco. Allora, in casi dove la persona è molto agitata, è molto tesa, addirittura può avere anche il discorso del bruxismo, sapete, disegnare dei denti, e se lo sente perché gratta anche di giorno, si può dare la bustina la mattina e una anche la sera. E si vede se c'è un miglioramento. Valutate sempre chi avete davanti, perché se c'è la persona che ha 98 anni e vi dice dormo poco e dorme 4 ore, cioè capite che a quell'età lì 4 ore è come dormesse 24 ore, quindi cioè, valutate. Se invece avete la persona di 30 anni, 35, 40, faccio un esempio, insomma giovane adulto, adulto di mezza età, che dice con la bustina faccio fatica a dormire la sera, allora provate a fare un po' l'indagine, se è teso, se è preoccupato, se è una persona che continua a girare sempre sul stesso pensiero, dopo avergli consigliato di fare magari un po' di attività fisica durante il giorno, di fare qualche passeggiata all'aria aperta perché si ristora un po' la mente, di avere anche un'alimentazione abbastanza equilibrata, perché se questo qua mangia pane e porchetta la sera per andare a dormire e trinca pure, è chiaro che non dorme. Quindi assicuratevi anche che si metta a ridere. è la verità o no? Che abbia un regime un po', insomma, alimentare un po' equilibrato. Quindi io parlo di persone nella normalità. Se è teso, se è agitato, potete consigliare una bustina alla mattina e una sera. L'altro prodotto che può essere è il ProBalance, che quello è per un equilibrio acido basico necessario ad un organismo in salute. Allora, il ProBalance, a mio modesto avviso, è una delle chicche dei prodotti LR, perché lavora proprio sull'equilibrio acido basico, che è fondamentale per un equilibrio nel corpo. Ovviamente sempre associato ad uno stile di vita sano, perché se voi date il ProBalance a uno che mangia alla mattina due brioche con la Nutella, la metà mattina il panino con la mortadella, a pranzo il pastiglia, le lasagne al forno, la sera i tortellini, nell'inframezzo e mangia polenta e salame, e ProBalance non gli fa niente perché non ci sta dietro. Quindi ci vuole una cosa bilanciata, una cosa che sia nella normalità, ok? Non inventatevi, nel senso, non fate i dosaggi di testa vostra, perché se ProBalance è dosato per 12 compressine al giorno, 4, 4 e 4, quello è il dosaggio che fa effetto, a meno che non siate in presenza di ragazzini, non bambini, ragazzini, quindi 14, 15, 16 anni, allora magari lì si può valutare di fare 3, 3 e 3, però è sempre una valutazione che dovete fare in base alla persona che avete davanti. Non fate così a caso, perché se voi date ad un adulto, tra virgolette normale, capite cosa voglio dire, 9 compressi invece di 12 perché deve risparmiare, non glielo date proprio e siete a posto, perché così non conclude niente, cioè il dosaggio è quello lì. È stato ultimamente ha lanciato anche degli oli essenziali, li avete visti, e l'olio essenziale per eccellenza che può dare tranquillità, che aiuta a rilassare, è l'olio essenziale di lavanda, che tra l'altro è uno dei pochissimi oli essenziali che si può usare puro, perché tutti gli oli essenziali vanno diluiti una o due gocce in olio vettore, altrimenti rischiate di irritare la pelle della persona, cioè che la pelle si irriti. L'olio di lavanda, insieme a quello di melissa e a qualcun altro, ma proprio raro raro, può essere usato puro. No, bagno nel flaconcino, ovvero un paio di gocce sulle tempie oppure qua sulle clavicole,
Anche ai bambini può essere dato, qua sotto le orecchie dove c'è anche il profumo, sul pigiamino, cioè lo possono odorare, questo aiuta molto a rilassarsi, perché la lavanda è proprio ha questa funzione di rilassamento e appunto lo potete usare puro. Io quando tratto le persone particolarmente tese o particolarmente stressate, agitate, che si mettono sul lettino e vedi che tu che agi te. Ecco, nel momento in cui si coricano, prima ancora di iniziare il trattamento, faccio odorare dell'olio di lavanda. È proprio, sembra proprio, sapete, una droga che sembra che sniffino, no? Cioè, proprio in realtà si calmano quasi nell'immediato. Quindi, ecco, l'olio di lavanda come olio essenziale è molto, molto utile. Mi fermo qua. Grazie Federica. Grazie Scusami per a prima, te. ma non mi si attivava il microfono, se no ti avrei molto volentieri anche supportata nella spiegazione dei prodotti. No, Ma ecco, integra pure tu, vero Anna? Ci no, mancherebbe. va benissimo, perfetto come sempre, tutto quello che hai detto. Io aggiungo soltanto che i Pro Balance mi suggerisco un po' a tutti. Perché l'equilibrio acido-basico, a prescindere da chi ha insonnia, può essere d'aiuto un po' per tutti, perché tutto quello che noi mangiamo oggi come oggi non è che abbia le proprietà di una volta. Quindi suggerirei proprio di assumere i Pro Balance quotidianamente. Ovvio, per chi può, poi ci sono anche le persone che devono anche ridurre un po' le dosi o chi non li può assumere, giusto Federica? Certo. Ok. Sì, però ecco, come dicevo prima, Pro Balance all'interno di un regime alimentare, uno stile di vita sano, corretto, fatto a cicli, va benissimo, cioè è utile proprio perché mantiene l'equilibrio acido-basico ed è una cosa molto importante. Esatto. E aggiungerei anche a questo le vitamine, le Vitactive, Sì. perché anche quello è un supporto straordinario da poter dare anche ai bambini. Ma se ci sono richieste specifiche, come sai bene, noi chiediamo sempre a te, perché noi non siamo medici. Ma ci affidiamo a te e quindi alla tua sapienza proprio per esserci di aiuto. Grazie. Grazie sempre. Grazie a voi. Ok, se qualcuno ha delle domande, io te ne faccio una.